Sì, buonasera da Emiliano Ginestrini, un caro saluto da Elefante Analisi. Siamo alla penultima giornata del campionato di calcio, penultima giornata anche per i fantacalci, quindi si cominciano a tirare le fila della stagione. Il momento è delicatissimo, per cui affronteremo questa puntata analizzando quello che potrà essere negli ultimi 90 minuti, con il direttore di Stap Radio e proprietario del Fantacalcio 10 Piccioli, Stefano Dini, che vado a salutare. Buonasera Stefano. Ciao Emiliano, buonasera a tutti. Buonasera, allora, noi abbiamo deciso in questa puntata di parlare nello specifico dei 10 Piccioli, che è un po' il core della nostra trasmissione, in quanto appunto, come detto, siamo alla volata finale, quindi vogliamo spiegare bene cosa sta per succedere, anche i premi che potranno vincere coloro che si trovano nelle posizioni corrispondenti, quindi lo faremo più nel dettaglio. Allora, andiamo a dire che in questa settimana abbiamo scelto di premiare con 100 punti tutti i partecipanti che erano al di sotto del 12° posto e di diciamo, calcolare con il punteggio standard i primi 12, cioè coloro che ancora hanno la possibilità di agganciarsi al treno dei primi 10 premiati. Tra questi ha ottenuto il punteggio maggiore anche questa settimana la capo classifica Augusta 1108 con 118 punti. Secondo è Paolo 3004 a 116, terzo è Francesco 0712 a 115. Quindi Augusta, Paolo e Francesco vincono gli ultimi tre premi settimanali della stagione, perché per la settimana prossima non si concorrerà per la classifica settimanale. Abbiamo avuto anche un nuovo partecipante, Cesare 3704, che ha sì ottenuto soltanto 61,5 punti, ma ha permesso di battere il record dei partecipanti del gioco, perché ora siamo a 286, mentre la scorsa stagione si era chiuso a 285 partecipanti. Vediamo ad alcuni dati della giornata in cui l'uomo Jolly è stato escluso con 14 di punteggio complessivo. I giocatori più schierati dai 13 che abbiamo considerato sono stati, a pari merito, Dybala, Higuaín e Icardi, quindi grande incertezza sugli attaccanti. Mentre i coefficienti di correlazione indicano una buona performance dei partecipanti, 0,31, con una formazione tipo che sarebbe stata composta da due difensori, sei centrocampisti e due attaccanti, cioè Marchetti, Bellini, Rudiger, Suso, Uomo Jolly, Perisic, Nainggolan, Viviani, Candreva e Pjanic, in attacco Pavoletti e Calleón. Quindi il punteggio massimo ottenibile con questa formazione in questa settimana sarebbe stato di 260,5. Augusta ne ha ottenuti ben 118 con una quota del 73,5%. Augusta che ha schierato ben 7 giocatori della Roma, Szczęsny, Rudiger, Manolas, Perotti, Nainggolan, Pjanic e Salah. In più Bacca, Icardi, Dybala e Higuaín, Uomo Jolly, ciascuno di questi quattro è andato in gol. Quindi una buona performance un'ottima performance di Augusta, che è legittima il suo primato in classifica generale. Diciamo che hanno giocato con tutti gli 11 effettivi 8 dei 13 partecipanti valutati, 4 hanno giocato in 10. L'uomo Jolly rischiato è stato Higuaín, 4 partecipanti, poi Gonzalo Rodriguez 3 e Alexandro, Belotti, Digne, Icardi, Manolas e Salah 1 ciascuno. La disposizione in fasce: un partecipante tra i 60 e i 69,9, un partecipante dagli 80 e l'89,9, uno tra i 90 e i 99,9, due tra i 100 e i 109,9 e ben 8 più di 110 punti. Quindi è confermata l'ottima performance nel complesso dei partecipanti. Di questi ha guadagnato due posizioni il Rosario 0810 con tre posizioni guadagnate. Ma andiamo a leggere la classifica generale, che ad una giornata dal termine vede Augusta 1108 a 3605,5 punti, poi Paolo 3004 a 3573 punti. Quindi ormai sono 32 punti da Augusta, difficilmente recuperabili dall'ultima giornata. Ettore 2602 è terzo a 3568,5. Stefano 1304 stabile a 3563.
e sono appunto le prime quattro, non sono variate le posizioni, mentre alla quinta Lucia 13.04 guadagna una posizione, 3.551 punti, comunque a 12 punti dal quarto. Sesto Francesco 07.12, 3.550 punti, anche lui ne guadagna uno. Settima Rosario 08.10, che passa dal decimo al settimo, 3.538 punti, anche qui 12 punti di differenza da colui che lo precede. Ottava è la debacle più grande della giornata, quella di Maria Pia 25.03, che perde tre posizioni, 3.537 punti per Maria Pia, che ha giocato in 10 per la defezione di Buffon. Nono Salvatore 28.03, stabile a 3.534,5. Decima Barbara 08.06, che ne perde 2 e sta a 3.532 punti, però è insidiata dall'undicesima, che Lucia 24.07, 3.529,5, mentre ormai il dodicesimo appare anche lui staccato da primi 10, che è Emiliano 0206, ormai a 3.493 punti. Quindi diciamo che la lotta per i premi è ristretta a 11 persone, 10 se si toglie ormai il primo posto quasi matematicamente assegnato ad Augusta. Che dici, Stefano, a corredo di quanto appena detto, appena letto? Hai detto praticamente quasi tutto te, confermo, insomma, che Augusta 11-08 se n'era già andata al termine del girone di andata dopo 19 partite, perché aveva 40 punti di vantaggio sul secondo. Abbiamo provato a rincorrerla, in alcuni casi siamo arrivati a meno 20 da lei, però poi meno 30, meno 40, meno 30, insomma, nel girone di ritorno, pur facendo dei grandissimi risultati, non siamo riusciti ad avvicinarla, no? Quindi è stata la più forte e tra l'altro permettimi di dire che stavo andando un po' a riguardare i punteggi finali delle stagioni passate, mai avevamo superato i 3.390 punti, quest'anno invece credo, visto che sono convinto che nell'ultima giornata i primi faranno tutti oltre i 100 punti, credo che Higuaín raggiungerà Angelillo e molto probabilmente lo supererà, credo che sarà probabilmente l'uomo jolly della 28ª giornata. Forse chi ha intenzione di provare a fare qualche exploit potrebbe mettere jolly qualcun altro, magari farci i nomi di Vasquez del Palermo, mi viene in mente lui, però insomma, ecco, credo che Higuaín per antonomasia sia l'uomo jolly della 38ª giornata, quindi ritengo che tutti i partecipanti faranno sicuramente oltre i 100 punti, di questo ne sono straconvinto. Potrebbero cambiare alcune posizioni tra quei 10 dei quali tu hai parlato, perché ormai insomma te 12esimo e Augusta 11.08 prima difficilmente Siamo staccati. Siamo staccati dal resto del gruppone. sì, infatti. Però gli altri 10 secondo me possono sperare magari di avanzare una o due posizioni, perché c'è questa possibilità, magari indovinando gli altri 10 giocatori. E ti stavo dicendo che stavo un po' guardando i risultati delle edizioni passate, mai abbiamo superato i 3.390, quindi se calcoli che nell'ultima giornata si faranno più di 100 punti, Emiliano, significa che grazie al nuovo regolamento che abbiamo messo in atto da quest'anno, i partecipanti, quella che ha fatto più punti di tutti, Augusta 11.08, che probabilmente vincerà il titolo di campione di 10 più jolly di questa ottava edizione, addirittura arriverà a 3.715, 3.720, credo, quindi è praticamente un 330 in più rispetto al record di punti di 10 più jolly. Ciò significa 8-9 punti a giornata in più per quanto riguarda le 38 giornate, sono davvero tanti, perché insomma, ripeto, insomma, qui si chiude con un 320-330 punti in più rispetto al record di punti che abbiamo registrato precedenza, e questo, ripeto, grazie alle nuove regole, ma soprattutto abbiamo dei concorrenti bravissimi, perché stavo per esempio guardando
superando il secondo in classifica Paolo 30-04, addirittura in 9, allora nel girone di ritorno, fino adesso 18 giornate, 9 volte su 18 significa una volta su 2 ha superato i 100 punti. Grandi risultati davvero, complimenti a tutti, poi chiaramente c'è chi è stato un po' sfortunato, chi è stato un po' fortunato, questo fa parte del gioco, però sicuramente tutti molto abili perché hanno fatto tutti una grandissima stagione. Ecco Stefano, io appunto hai menzionato più volte il nuovo regolamento di quest'anno. Volevo sapere, ora che stiamo alla fine della stagione, quindi si può fare un po' un bilancio, un consuntivo, come valuti l'introduzione di questi bonus per l'uomo jolly a seconda del ruolo e dei giocatori schierati nei diversi ruoli alla luce del... Cioè c'è stata più incertezza in classifica, cioè ci sono state più possibilità di sommovimenti, oppure hanno dato che comunque l'imprevedibilità è stata non eccessiva, diciamo, perché i primi se la sono sempre battuta in modo diciamo abbastanza, la classifica è stata sempre abbastanza compatta, tranne Augusta, ecco. Volevo sapere classifica sempre molto diciamo che è cambiato poco, no? Perché poi insomma le persone quando ci sono dei regolamenti sono bravi sia con il vecchio regolamento che con quello nuovo, quindi sappiamo poi che ci sono persone che dedicano più tempo al fantacalcio rispetto ad altre, quelle sono quelle persone che anche se magari all'inizio sono partiti con qualche tempo, però con si rialzano e vanno comunque a premio. No, la cosa più importante è che rispetto agli anni passati, mentre negli anni passati c'erano persone che erano sì contente, però era un fantacalcio come tanti altri, invece ti devo dire che, perché insomma poi tra i tanti partecipanti ci sono amici, familiari, conoscenti, eccetera eccetera, e devo dire che tutte le persone sono state contente circa il nuovo regolamento, sono soddisfatte, gli piace questo nuovo regolamento, e quindi ti confermo, visto che ogni anno facciamo qualche cambiamento, che per la prossima stagione non ci saranno cambiamenti, Emiliano, per la tua gioia, per la tua felicità, perché non dovrai rimetterti a calcolare tutte le cose a livello di computer per la prossima stagione, per fare in automatico i punteggi eccetera eccetera, quindi per il prossimo anno non cambierà niente, le cose rimarranno invariate, e ripeto, questo perché tutti, parliamo del 100% dei partecipanti, sono contenti del regolamento, questo regolamento gli piace. Sì. Io spero che non si annoino magari alla fine della prossima stagione, però per la prossima stagione il regolamento non cambierà. E ringrazio insomma tutti i partecipanti, ti annuncio già che anziché 2,86 per il momento 2,87, perché mi è arrivata già una formazione di uno nuovo. Benissimo. Avevamo detto che quelli nuovi avrebbero avuto come premio una quota, però non vale per la 38esima giornata, quindi questo partecipante alla fine non vincerà niente, però comunque si ha voluto partecipare, quindi stiamo a 287. Se volete mandateci, io chiaramente mi rivolgo alle persone che ancora non conoscono questo gioco, mandateci la formazione, c'è il regolamento, c'è tutto sul sito ben curato, creato e ben curato da Emiliano Ginestrini, www.fantadiecipiu.altrevista.org, e lì andate a guardare il regolamento. Per l'ultima giornata, anche se in palio non c'è niente, ci aiutate a migliorare il nostro record, e magari come si dice, potete fare apprendistato circa la partecipazione del campionato del prossimo. Beh, sicuramente, anche perché ecco, tu hai detto che i fantacalcisti bravi si adattano velocemente a qualsiasi regolamento. Io evidentemente, io e la mia famiglia non lo siamo, perché
Soltanto nelle ultime giornate abbiamo trovato un po' la quadratura del cerchio tra quanti attaccanti, centrocampisti e difensori mettere nella formazione. Quindi io ho fatto personalmente un po' di fatica, però è meglio così perché è un fantacalcio, diciamo, più. Non hai fatto un po' di fatica se con papà, se con Ettore eri secondo fino a 2 settimane fa. Sì, anche lui ha capito un po' il ritardo, come funzionava il difensore Duomo Jolly, che aveva il bonus, e si è un po' rammaricato di non averlo capito Ah, subito. Però io gli ho spiegato che era tondo, quindi è un problema suo questo. certo. Comunque, Stefano, io andrei anche a leggere la classifica del girone di ritorno, perché al contrario di quella Bravo, bravo. generale è molto incerta ancora la giornata alla fine, perché c'è in testa Rosario 0810 a 1753,5. E è tallonata da Paolo 3004 a 1752, a un punto e mezzo, Lucia 1304 è a 1748,5, quindi a meno 5 da Rosario, Francesco 0712 è quarto a 1745,5, poi c'è Ettore 2602 1741,5. Fermati Sì. a Ettore che ha 12 punti perché ho letto oggi pomeriggio, oggi pomeriggio ho letto tutte e due le classifiche. Fermati a Ettore che ha 12 punti di distacco dal primo. I primi quattro sono tutti della famiglia di Francesco e Rosario, quindi lo sai bene. Il quinto è papà tuo, 12 punti dal primo, fermiamoci lì perché ritengo che tra questi 5 uscirà il vincitore della classifica. Eh beh, già quindi c'è più pathos, perché se per la già generale è tutto deciso, per la classifica di ritorno ancora 5 possono ambire alla vittoria, quindi anche questo è uno stimolo in più che renderà più avvincente l'ultima giornata che ci accingiamo a vivere con trepidazione, ecco. E, va bene, Certo, no, Stefano. d'accordo, benissimo, va bene così, quindi mi raccomando, partecipate anche per quanto riguarda l'ultima giornata, perché almeno capite come funziona il gioco e poi dalla prossima stagione si riparte con la speranza di andare a premi e con la speranza che i premi siano ancora più numerosi e a livello di denaro maggiori. Quindi ti ringrazio Emiliano, buona serata, Ecco, grazie. sì, a proposito di premi, io anticipo che tu martedì prossimo, per la puntata finale dell'anno delle Fantanalsi, starai ancora con noi e quindi andremo anche ad elencare i premi che ognuno dei primi 10 classificati si porta a casa, che poi sono premi non indifferenti per essere un fantacalcio gratuito. Quindi non perdete neanche la prossima puntata. Allora, Stefano, io ti do un caro saluto, ti ringrazio di essere intervenuto e do appuntamento, vabbè, tu personalmente con 10 più jolly di venerdì, se confermi che tornerai in onda. E Guarda, dopo un'onda, mamma sta molto meglio, quindi questo ci saluto fa tutta molto la mia piacere. parte Sicilia, quindi tutto a posto. E questo ci fa molto piacere. Un abbraccio alla tua mamma, che tra l'altro è stata la festa delle mamme 2 giorni fa, quindi un augurio in ritardo che le faccio. E niente, Stefano, quindi con te arrivederci a venerdì e con noi due insieme ci risentiremo martedì prossimo, 17 maggio, per l'ultima puntata delle Fantanalisi. Va bene? Grazie Stefano, un Grazie, ciao abbraccio a tutta la Stefano. famiglia, grazie, Buona serata. ciao ciao. Ecco, quindi salutiamo Stefano che ci ha un po' analizzato quelli che sono stati i temi sia dell'ultima giornata, della penultima, sì, l'ultima giornata appena trascorsa, la penultima in assoluto dei 10 più jolly, quello che sarà per il futuro, ma soprattutto dove stiamo andando con questo fantacalcio che da 9 anni entusiasma sempre di più i partecipanti. Prima di chiudere, io vi ricordo che le nostre puntate sono ascoltabili, per chi non lo volesse fare in diretta, anche in podcast sul gruppo Stap Radio di Facebook e anche su YouTube. Tutti e due i link sono accessibili dal sito www.stapradio.it. Ricordo che sul sito del gioco di 10 più jolly, www.fante10più.intervista.org, sono disponibili le classifiche e tabelline aggiornati dalla prima giornata ad oggi di 10 più jolly. Quindi, se anche volete fare un bilancio, una valutazione, andare sul sito e con calma e con facilità potete leggere tutti i risultati che desiderate.
Con questo vi ringrazio amici, arrivederci a martedì prossimo alle 20:15 da Emiliano Ginestrini. Ciao!